Buona giornata a tutti, prendiamo trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che come ogni giovedì va in onda dagli studi di Radio Gamma 5. Come abbiamo già incominciato, parleremo essenzialmente degli oracoli caldaici. Prima di parlare degli oracoli caldaici sono un paio di cosette che sto dicendo da un po' di tempo. Innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo che è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica Vicenza e vi ricordo che fra poco verrà firmato il 740 per chi non lo ha già firmato, per chi non l'ha già fatto, per chi non lo ha già preparato. Mi raccomando, non firmate per la Chiesa Cattolica, firmate solo per lo Stato. Comunque e in ogni caso lo Stato farà comunque e sempre meno danno che non la Chiesa Cattolica. Non date una lira alla ferocia cattolica, non date una lira a chi usa i soldi e la propria forza per stuprare i bambini, per costruire campi di sterminio, per distruggere il divenire umano, per distruggere la capacità dell'essere umano di costruirsi la vita. Non date nulla alla Chiesa Cattolica. Ogni lira che voi date è una responsabilità che vi assumete davanti alla vita. Detto questo, vi ricordo una seconda cosa, che stiamo preparando il rito di agosto sull'altipiano di Asiago. Chi si è fatto vivo e ha chiesto contatti è pregato di rifarsi vivo se vuol venire. E questo vale anche per tutte le persone che ascoltano, per tutte le persone con cui siamo in contatto. Per quanto riguarda l'amico falegname, che è sempre in ascolto con le cuffiette in questa trasmissione, che abbiamo parlato martedì qua quando eravamo con Franco, e gli avevo promesso a fine del dibattito, a fine dei discorsi di dargli il crogiolo dello stregone. E purtroppo alla fine dei discorsi sono andato un po' via con la testa e non gli ho dato il crogiolo dello stregone. Ricordami che lo avanzi e te lo darò appena è possibile, specialmente se vieni sull'altipiano di Asiago. Questo vale un po' per tutti quelli che intendono venire. Questo è un rito di stregoneria, quello che facciamo sull'altipiano di Asiago. È un rito di stregoneria che è importantissimo per quelle persone che hanno la percezione magica della vita. È chiaro che è meno importante per quelle persone che magari seguono l'aspetto filosofico, che seguono l'aspetto sociale, l'aspetto anche filosofico di quello che stiamo dicendo, mentre invece per quelle persone che hanno un sentire, una percezione magica dell'esistente, cioè una percezione che l'esistente che ci circonda è vivo e consapevole, bene, per quelle persone è invece molto più importante, perché è molto importante che quelle persone proteggano la loro sensibilità attraverso delle azioni che li porta a compattare se stessi. Ricordo che il rito quest'anno ha una variabile rispetto all'anno scorso e prego le persone che vengono, cioè quelle che intendono partecipare al rito, non quelle che magari il signore o la signora che accompagna il marito, magari che lei non partecipa al rito, sta un attimo fuori, però viene a farsi la passeggiata, viene a fare l'escursione, viene a fare la mangiata che facciamo, e quelli comunque che intendono partecipare al rito, di preparare un mazzetto di piante aromatiche, quelle piante aromatiche che sono la loro predilezione. L'anno scorso ho preparato io dei mazzetti di lavanda, mazzetti diciamo che unendo il pollice e l'indice lunghi una decina, quindicina di centimetri, non serve una grande cosa. L'importante è l'impegno che la persona mette nel fare questo, li fa essiccare bene, ne prepara una piccola fassina, e le mettiamo tutte insieme nel fare il rito, nel bruciarle assieme. In quella preparazione mettiamo una parte di noi stessi, una parte della nostra attenzione, una parte del nostro intento. Ed è la nostra attenzione e il nostro intento che noi diamo al mondo che ci circonda, imponendo al mondo che ci circonda di camminarci a fianco, cioè di camminare con noi nella determinazione della vita. Questo è il senso del rito. Dopodiché, ricordo che grosso modo la giornata si svolge più o meno in questo modo. C'è un appuntamento dove c'è il raduno delle macchine, raggiungiamo il posto con le automobili, poi ci sono circa un'ora di strada a piedi, un'ora, un'ora e un quarto, dipende, la strada è anche abbastanza in salita
per cui tenete presente, insomma, che c'è da camminare questo, si arriva sul posto e sul posto poi si fa il rito e si ritorna indietro. Si ritorna indietro, ci si ferma un attimo per rinfrescarsi in un ristorante lungo la strada, è un posto lungo la strada. Dopodiché si va al ristorante, si va a mangiare, tanto dal primo pomeriggio finché abbiamo finito arrivano le 8 di sera e si mangia tutti insieme. Ognuno paga per sé, si divide la romana, ciò che si consuma, quanto si paga e si divide quello che c'è, insomma. Tanto per essere chiari come si svolge la faccenda. Naturalmente io o i pagani che sono venuti prima di me, che sono venuti già l'anno scorso e che hanno già partecipato al rito, selezionano le persone che vengono. Nel senso che il nostro obiettivo è quello di proteggere la sensibilità delle persone. Per cui in linea di massima non diciamo no a nessuno, se non a quelle persone che sono più legate, diciamo così, al lato filosofico, al lato sociologico, al lato educazionale che noi predichiamo e non hanno ancora una percezione magica della vita, non hanno ancora la percezione del mondo come vivente. Però normalmente non diciamo no quasi a nessuna persona. Perché? Perché il nostro rito è aperto. Siamo però molto feroci nel proteggere la sensibilità delle persone, questo sì. Ricordo che non rispondo ai telefoni e li butto giù. Questa sera alle ore 19 leggerò Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei. Andrò avanti circa 5 sere, cioè 5 settimane per leggerlo, per cui da stasera comincio. Chi perde a puntata ha perso la lettura. Questo trattato sarà distribuito per la prima volta sull'altipiano di Asiago e dopo viene consegnato chiaramente ai pagani più vicini, cioè alle persone che seguono più da vicino l'attività, persone che si danno da fare, ecco, cioè persone che sentono anche il Dio che cresce dentro di loro e la necessità di affrontare la vita. E verrà distribuito comunque sul altipiano di Asiago e dopo verrà messo anche in vendita, verrà distribuito, insomma, normalmente, per cui tutti quanti lo potranno avere, non c'è nessunissimo problema. E Spiriti e Dei nel Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei, proprio per dare una mano a quelle persone che hanno una percezione del circostante come ente vivente, come Dio, come spiriti, come entità o come percezione dell'individuo stesso, di relazionarsi, cioè di capire con cosa hanno a che fare, non farsi sottomettere, non farsi distruggere. Il discorso di oggi che andiamo ad affrontare è sempre sugli oracoli caldaici. È sempre sugli oracoli caldaici, ma prima di parlare degli oracoli caldaici vi leggerò un pezzo dal Quan Tzu, dal taoismo. Perché questo? Perché è importante anche negli oracoli caldaici ed è il passo circa 94, la storia numero 94 del Quan Tzu. Vi ricordo che il termine Tao, il termine Nagual, o il termine circostanze, o lo sconosciuto che ci circonda, o l'affrontare in percezione alterata sono la stessa cosa, eh? Cioè non varia molto, varia invece il progetto per andare a costruire il futuro. Però tutto sommato, dire circostante o sconosciuto, dire Tao o dire Nagual, non si fa altro che rispondere a delle tradizioni, però dicendo la stessa cosa. Lao Tzu disse: il Tao non termina nel grande e non manca nel piccolo. Perciò le 10.000 creature sono perfette, come immenso nella sua onnicomprensività, come è profondo nella sua insondabilità. Forma e virtù, carità e giustizia sono accessori dello spirito. Chi può consolidarle se non l'uomo sommo? Governare il mondo non è cosa grande per l'uomo sommo, eppure non basta vincolarlo. Tutti sotto il cielo s'affannano dietro il potere. Ma egli non si unisce a loro, non cambia se stesso, a seconda dell'interesse, poiché giudica da ciò che non è fittizio, impiegando tutta la genuinità delle creature, riesce a preservare il loro fondamento. Perciò si pone al di fuori dell'universo, non si cura delle creature e il suo spirito non è mai turbato. Comunicando con il Tao e concordando con la virtù, respinge carità e giustizia, considera secondari riti e musica, nel cuore dell'uomo sommo alberga ciò che è stabile, e ciò che è stabile è la tensione che
che ci porta all'infinito, che ci porta al Tao o che ci porta a trasformarsi nell'infinito dei mutamenti. Perché leggo qualche volta il Quan Tzu o libri taoisti? Perché i libri taoisti, la filosofia taoista, fra questi alcuni vedici, cioè, sono quelli che si avvicinano, oltre ai libri egiziani dei morti, oltre ad altri testi che abbiamo del paganesimo antico, sono quei libri sacerdotali, rituali, tipo anche il Tommaso Didimo, per esempio, che si avvicinano alla ricostruzione del paganesimo, cioè portano in sé i principi con cui andare a costruire il paganesimo. E il taoismo ha tre libri fondamentali, alla regola celeste, al Quan Tzu e a Li Qing. Sono tre libri e voi in questi tre libri non troverete mai la sottomissione. Appartengono a una struttura culturale che noi non consideriamo, che per noi è estranea, ma voi non troverete mai il concetto di sottomissione in questi libri. E questo è importantissimo, riprendere questi concetti. Questo non significa che noi come pagani, scusate un attimo, eccolo. Non significa che come pagani accettiamo questi principi, però noi siamo rispettosi di tutto ciò che va a costruire la vita e siamo ferocemente contrari a tutto ciò che la vita la blocca. Bene, detto questo, passiamo agli oracoli caldaici. E il frammento è il 50°. Dice il frammento degli oracoli caldaici: al centro dei padri, il centro di Ecate è condotto. Tutto qua. È interessante il passaggio continuo fra il concetto di padre cosmologico e padri all'interno dell'essere natura. La visione del veggente viene continuamente messa alla prova sui piani della percezione differenti, quando il suo sentire avverte la presenza delle stesse componenti all'interno della natura e nella formazione delle coscienze di sé cosmologiche. Ricordate cosa vi ho appena detto? Dice: il Tao non termina nel grande e non manca nel piccolo, perciò le 10.000 creature sono perfette. La sensazione che ne ricava il veggente è la stessa, in quanto è in presenza delle stesse tensioni, ma l'intento che percepisce è praticato in maniera diversa. La grande Ecate, momento di trasformazione di ogni stadio di coscienza di sé a livello cosmologico, negli esseri della natura assume un significato diretto nella crescita e nella formazione della loro coscienza di sé. Quando dal cosmo la visione viene condotta all'interno degli esseri della natura, col termine padre può essere indicato colui che genera, ma colui che genera altri esseri della natura deve avere come momento centrale del proprio sviluppo, del proprio generare, l'essenza di Ecate. Senza l'essenza di Ecate, come momento centrale delle trasformazioni dei padri, non vi è fuoco vivo fra gli esseri della natura. Ecate è per gli esseri della natura uguale a Rea. Ecate è Rea, quando il corpo fisico muore e la coscienza dell'essere passa al corpo luminoso che ha costruito attraverso tutta la propria esistenza. Rea è la nascita del corpo fisico, dunque l'opportunità dell'essere di attraversare Ecate per costruire la propria eternità. Se l'essere della natura non costruisce il proprio corpo luminoso e non orienta le proprie tensioni dell'esistenza verso Ecate, costruisce un essere natura debole. Deboli saranno i suoi figli, debole sarà la sua volontà, debole sarà il suo intento, deboli saranno le sue determinazioni. Ed ecco il senso per cui al centro dei padri, il centro di Ecate è condotto, che per centro dei padri si intende al centro dell'intento dei padri. Cioè l'intento dei padri all'interno della natura è di costruire se stessi. Proprio perché i padri costruiscono se stessi, possono costruire dei grandi figli. Ma se i padri distruggono la capacità di costruire loro stessi e vivono in funzione del figlio o creano delle strutture di dipendenza, distruggono l'essere della natura, non hanno più al centro del loro fare, del loro intento, Ecate. Questo è il concetto che viene espresso dagli oracoli caldaici. E passiamo al frammento 51. Dal fianco destro, dove le cartilagini si infossano sotto lo sterno, gorgogliando zampilla abbondante il fiotto dell'anima primordiale, intimamente animando luce, fuoco, etere, mondi. Aia, e qua siamo a una specie di sfida.
In questo frammento si parla soltanto dell'essere umano e del suo centro del sentire, che viene indicato col plesso solare. Il plesso solare è un centro di energia vitale che nelle pratiche orientali vengono chiamati chakra, nel quale ha sede la percezione che dal divino che ci circonda giunge all'essere umano. In questa sede c'è il sentire, che si attiva quando l'essere umano percorre un sentiero virtuoso attraverso il quale costruisce il suo corpo luminoso, o se si preferisce, il daimon dei greci o il genio dei romani, cioè il demonio dei greci o il genio dei romani. Cosa significa l'anima primordiale? L'anima primordiale altro non è che l'energia vitale che sorregge il corpo fisico. Il corpo luminoso non è ancora formato. L'essere umano solo in quel momento comincia ad esercitare la propria volontà. Fino ad allora è divenuto come trasformazione della sua specie. È cresciuto per volontà della specie nella pancia della madre e poi da bambino è cresciuto, sia continuando a percorrere il sentiero di crescita tracciato dalla sua specie, sia iniziando ad esercitare la propria volontà nel mondo circostante. Da quando comincia ad esercitare la propria volontà, alimentando le determinazioni proprie della sua specie, l'essere umano fa zampillare il fiotto dell'anima primordiale. Facendo zampillare, muovere, articolare, esercitare la sua anima primordiale, alimenta la propria capacità intima di percepire quanto si alimenta nel mondo circostante. Egli ravviva il fuoco che cresce, della crescita dell'essere luminoso, il Dio, che cresce dentro di lui percependo mondi che sono estranei al mondo della ragione, ma che possono comunicare attraverso il suo sentire. Attraverso questa attività, egli alimenta la crescita del suo corpo luminoso, sviluppando nel sentire. In quel momento non solo egli esercita la sua volontà, sovrapponendola alla necessità che lo portò a nascere, ma alimenta il divino che emerge dentro di lui e che di volontà è artefice e alimento. Il divino è artefice di volontà perché se l'intento del corpo fisico è quello di migliorare la propria situazione, più egli migliora la sua situazione all'interno delle condizioni dell'esistenza, e più il corpo luminoso cresce, ma il corpo luminoso è collegato direttamente a volontà, non è mediato dalla ragione come il corpo fisico. Così il corpo luminoso alimenta volontà che soccorre e sviluppa le determinazioni del corpo fisico. Il sentire dell'essere umano proietta il Dio che cresce nell'essere umano, fra gli dei del mondo circostante. Questo frammento è relativo soltanto all'essere umano. Quando il corpo luminoso cresce, si esprime attraverso il corpo fisico, non solo sul plesso solare, ma anche attraverso altri punti del corpo luminoso, si affacciano alla vita quotidiana. Ma attraverso altri punti il corpo luminoso si affaccia alla vita quotidiana. Non sono solo punti dai quali l'energia viva, cioè la virtù, fuoriesce, ma la formazione del corpo luminoso predispone il corpo fisico ad adattarsi sia alla sua presenza che alle sue esigenze. La quantità di energia vitale nell'individuo aumenta e aumenta sia la sua capacità di comprensione del mondo che la sua capacità di alterare la percezione, costringendo il suo cervello e il resto a emettere sostanze e a creare nuove connessioni. Aumentando la sua energia vitale, aumenta anche la sua capacità di scegliere bisogni diversi, visioni diverse, concetti diversi. Per cui, gorgogliando zampilla abbondante, il fiotto dell'anima primordiale. Questo è il senso e il significato. Naturalmente si può scrivere un libro su questo. A me mi interessa dare un concetto, scrivere un concetto abbastanza sintetico, però si potrebbero scrivere tranquillamente dei libri. E dice il frammento 52. Ecco il frammento 52, chiudiamo gli oracoli per oggi, anche perché è abbastanza lungo il commento. Nel fianco sinistro di Ecate dimora la fonte della virtù, che permane tutta quanta raccolta all'interno, non perde la sua verginità. Aia, siamo al concetto di verginità. Qua qui i cristiani ce la vediamo adesso, no? In effetti, i neoplatonici si fecero un mazzo non indifferente sui concetti cristiani, o meglio, i concetti cristiani fecero un mazzo ai neoplatonici. Vediamo cosa intendevano col frammento 52. Ecate è rappresentata in una statua triplice. A destra è raffigurata una testa di vacca e a sinistra una testa di cagna e al centro la testa di una giovane donna. Anche in un'altra incisione la dea è rappresentata con al centro la testa di una giovane donna, a destra la testa di una capra e a sinistra la testa di una cagna. Nelle sei mani,
aveva sei mani, brandisce le torce di fuoco, il fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Perché questa rappresentazione triplice? Perché Ecate rappresenta le trasformazioni cui perviene un essere della natura per costruire il suo corpo luminoso. A destra era la nascita come fertilità, che favorisce lo sviluppo dell'essere natura. Poteva essere una vacca o una capra, o anche una pecora, o anche altri animali di questo tipo. Al centro era il divenuto, l'essere umano, rappresentato da una fanciulla. A sinistra c'era il cane, che rappresentava lo spirito, il demone, Daimon, il dio che cresce dentro l'essere della natura. Nel fianco sinistro di Ecate è rappresentato il suo divenire, il dio. Ecate, nelle raffigurazioni classiche, rappresenta la trasformazione dell'essere della natura. Il corpo luminoso non perde mai la sua verginità, non tanto perché ci sia qualcosa da stuprare, ma perché la virtù è il fare dell'essere umano attraverso la sua volontà, il suo farsi Dio. Nessuno può togliere al Dio il suo sviluppo nell'eternità dei mutamenti. La rappresentazione di Ecate è una delle più grandi rappresentazioni prima dell'avvento dell'uomo Dio padrone di altri uomini. È l'ultima simbologia del percorso per la costruzione del divino a cui l'essere della natura concorre. L'essere della natura è Rea, Giunone, la nascita. Quell'atto di magia coinvolge l'intera sua esistenza. Non è pensabile nessun atto di magia e di trasformazione fra gli esseri della natura se si esclude l'atto di magia per eccellenza, la nascita. Nello stesso tempo non si può non considerare il secondo atto di magia conseguenziale al primo, la morte del corpo fisico. Nella rappresentazione di Ecate, non solo questo è rappresentato, ma viene definito proprio in funzione dell'ultima grande operazione di magia, la morte del corpo fisico. Ebbene, Ecate è rappresentata, dal punto di vista esoterico, proprio dalla fine del corpo fisico e dalla conseguenziale nascita del corpo luminoso dell'essere umano, che conscio della magia che lo ha portato a nascere, ha percorso l'intera esistenza costruendo se stesso. La costruzione di se stessi è il non perdere la verginità, e qua inculo ai cristiani. Non vi piace il linguaggio? Beh, prendetene anche questo. Nelle tradizioni pagane Ecate era seguita da una muta di demoni sotto forma di cani. L'essere cane simboleggia la fedeltà. Quando l'essere umano costruì la barriera fra la sua ragione e il mondo del sentire e dell'intuire, l'essere lupo lo affiancò assieme a suo cugino essere cane. Daimon è fedele al singolo essere umano, in quanto questi è il suo generatore, ma è il Daimon, esperto nell'arte del sentire e dell'intuire. È il daimon dell'essere umano che è in grado di esplorare lo sconosciuto che ci circonda. Non è, come affermano alcuni studiosi, che l'essere cane accompagna l'essere umano oltre la vita, ma è esattamente il compagno dell'essere umano fisico che si slancia nella notte della vita fisica, che per lui è lo splendore dell'infinito dei mutamenti. Non è l'essere cane che conosce l'aldilà, ma il corpo luminoso che è in grado di muoversi nello sconosciuto circostante, percependolo e intuendolo. La triplicità di Ecate, nel lato sinistro, è rappresentata dall'essere luminoso, Daimon, o genio, come il volto della fanciulla rappresenta ciò che dalla generatrice dell'essere natura si costruisce in essa. E questo è il frammento 52 e non servono commenti. Perché non servono commenti? Perché non mi va di commentarlo, mi sembra abbastanza ovvio, no? O ve lo prendete così come ve l'ho letto, oppure ve lo studiate, oppure ve lo, come volete voi, insomma, oppure mandate anche a quel paese. Gli dèi non si offendono mai, è solo il macellaio Sodoma e Gomorra che ha paura che qualcuno lo offende chiamandolo per nome. Chiamandolo per nome, eh? Va bene, io per oggi ho finito con gli oracoli caldaici. Qualcuno mi ha detto: ma che stufata questi oracoli caldaici, non ci sto capendo niente, non so dove andare a parare. Sì, però io quando stavo facendo il crogiolo dello stregone venivano a dirmi: ma parlaci della cosmologia, dell'inizio del tempo, delle trasformazioni, eccetera. Adesso che vai, ma che rotture. Sarà sempre così, ci sarà sempre qualcuno che non gli piace quello che sto facendo e qualcun altro invece che lo aspettava. Bene, chiudendo qui gli oracoli caldaici, adesso ci divertiamo. Qui abbiamo costruito il paganesimo e la stregoneria. Adesso ci divertiamo con la cronaca. Perché, come voi sapete, io ho sempre tanta, tanta cronaca divertentissima, no? E sto giro ho beccato anche i satanisti. Non ci credete? Ho beccato anche i satanisti, ma non è colpa mia, è che i giornali pubblicano gli articoli. Io mi limito semplicemente a ritagliarli, vi giuro, eh. Davvero, io ritaglio solo i giornali.
Perché ho detto che ho beccato i satanisti? Allora, c'è stata una polemica. A proposito, io libero le linee, per cui se qualcuno vuole telefonare può tranquillamente telefonare per insultare. Quelli che invece gli piacciono questa trasmissione, che gli piace sentire quello che dico, o comunque hanno un certo, riescono a capire quello che dico, meglio che non telefonano e che lasciano che i cattolici insultino. Gli altri invece, se qualcuno vuole fare domande e chiedere spiegazioni, può tranquillamente telefonare. I numeri sono 700 700 e 700 838. Bene, c'è stato a Modena, è venuta fuori una storia circa un anno fa, grosso modo, adesso non so esattamente quando, dove addirittura c'erano dei riti satanici fatti nei cimiteri dove venivano addirittura seppelliti dei bambini. E la storia ha avuto degli sbocchi giudiziari perché ci sono state delle condanne per 35 anni di carcere già passate in appello, che vuol dire che vanno in Cassazione. Ebbene, adesso si viene a sapere che questi bambini, tolti dalla famiglia, che era una storia abbastanza grossa perché molte famiglie erano impegolate in questa storia, molti bambini, tolti dalle famiglie, date dalle famiglie affidatarie, ci sono stati dei tentativi di prelevare abusivamente questi bambini. Prelevare abusivamente significa sequestrare, tanto per essere chiari, no? Praticamente la bambina, una bambina che andava in piscina a nuotare, si è presentata una donna a prelevarla, diversa da quella che era la famiglia affidataria, famiglia responsabile. Se ne è accorto per fortuna l'istruttore del nuoto, che è riuscito a fermare la cosa e la donna se l'è data a gambe. Fin qua la storia è abbastanza normale. Il problema è un altro, che dalla Repubblica del 4 luglio 1999 si viene a sapere che questa storia sta letteralmente distruggendo il paese. E sta distruggendo essenzialmente, io sono rimasto abbastanza, cioè, siccome non è che seguo tutte le storie d'Italia, io mi limito a leggermi gli articoli, no? Oltre un centinaio di cittadini, fra cui alcune suore, hanno protestato davanti alla sede dei servizi sociali dell'USL. L'USL ha subito risposto con una nota in cui si dice, fra l'altro: portare in piazza con cartelli di protesta le vicende che vedono coinvolti come vittime di abusi tanti bambini può essere davvero considerato un mezzo per tutelare chi è più debole? Non si tratta invece di un mezzo per continuare a difendere solo gli interessi degli adulti? Allora io a quel punto però non capivo esattamente com'era la situazione, anche perché non avevo più fatto il collegamento con la notizia vecchia. In realtà queste suore stanno facendo casino perché l'USL ha portato via i bambini che venivano stuprati. Cioè, stanno protestando contro gli interventi dell'USL con dei bambini che sono stati violentemente stuprati. E perché questo? Perché ad essere coinvolto nello stupro non sono soltanto i genitori, che sono stati più o meno consenzienti, la madre si è anche ammazzata e è successa tutta una serie di storie. Ma Don Giorgio Covoni, il parroco del paese, era il principale coinvolto in questa storia. Cioè, il prete del paese è il principale coinvolto di questa storia. E com'è che si faceva dare i favori con i bambini? Aiutando i poveri, aiutando quelle famiglie che avevano sfratto, lui riusciva ad avere il ricatto, cioè a costruire le condizioni per fare questi abusi. E questi bambini venivano ricattati all'interno dei cimiteri, venivano ricattati con delle messe sataniche. Per cui il satanismo è una roba cattolica, tolto alla perfezione pagana che ne ha il povero disgraziato di Marco Dimitri. Il satanismo è solo una questione che è servito solo per terrorizzare questi bambini. Tant'è che nella scuola addirittura uno di questi bambini, dice l'articolista del giorno dopo, cioè della Repubblica del 5-7-1999, intanto le dichiarazioni fiume dei bambini continuano. Si apre il quarto filone di inchiesta per un tentativo di rapimento in piscina, quello che vi ho detto. Qualcuno voleva tappare la bocca a una piccola vittima. Un altro minorenne sarebbe stato minacciato a scuola. Se continui a raccontare tutte quelle bugie, andrai all'inferno. Per cui qui stiamo veramente davanti a una situazione atroce. E siamo in una situazione atroce che viene tentata di nascondere. Non è male, vero? Ah, a proposito, le due amiche che hanno ucciso Nadia a Foggia, vi ricordate che tentarono di farla passare come un'operazione satanica, di riti magici, di riti pagani, addirittura hanno tirato fuori Isis, hanno tirato fuori il... Beh, è stato solo un puro e semplice assassinio, e in quel paese l'unica persona a marcia è il prete di quel paese che è stato processato per abusi sessuali. Mettiamoci via anche questa, eh?
E comunque io ho la cronaca di tutto, di tutti gli articoli di giornali che hanno portato a quell'evento. Bene. E adesso che siamo arrivati qua, invece, a parlare di questo, cominciamo a parlare di una cosa normale. Ah, un amico mi ha dato un ritaglio di un giornale che annunciava la pubblicazione di un articolo su Micromega a proposito di Padre Pio, istrionismo e trans dissociativa. Micromega è un giornale dotto, un giornale intellettuale, lui usa un altro linguaggio. Non dice Padre Pio è un truffatore, perché questo lo uso io come linguaggio. Però l'uso dei termini e le affermazioni che fa è Padre Pio è un truffatore, tanto per essere chiari. E la rivista è Micromega, l'articolo è di un giornale e si riferisce al 2 luglio 1999, se andate a comprarvi Micromega lo trovate in libreria. Andiamo avanti. E qui abbiamo invece una notizia, finalmente una notizia di ribellione, una notizia giusta. Ah, una di quelle notizie che uno dice, beh, era ora che prendessero posizione. Una notizia giusta. Dice, i teologi di Milano basta con le persecuzioni dei gay. Alcuni studiosi specialisti in materia storica e teologica hanno ripercorso molti secoli a partire dai padri della Chiesa fino all'Ottocento. La discriminazione sessuale è presente anche nelle tradizioni ebraiche, emerge anche nei testi delle patristica antica, in quelli dei dottori della Chiesa medievale, San Tommaso d'Aquino e la Scolastica. Vengono elencati anche alcune bolle o documenti papali, interventi dei tribunali dell'Inquisizione, il tutto con dovizia di citazioni bibliche. Libro Genesi, Levitico, Giudice, lettere di San Paolo, eccetera, che sono servite, dice il centro studi, a fondare una teologia della discriminazione e dell'omofobia, purtroppo ancora presente nella Chiesa per triste eredità secolare. Presenta anche una galleria degli orrori, dove appaiono tristi storie di torture, interrogatori, messe al bando, castrazioni sancite da un concilio. Ora bisognerà vedere se sulla volontà di chiedere perdono la Chiesa anteporrà il timore di una strumentalizzazione sociopolitica di tale evento. Bene, veramente alcuni teologi prendono posizione, sì, ma andiamoci un pochino cauti, prendono posizione per se stessi. Nel libro di Marinelli, quel libro pubblicato dalle edizioni Caos, Via col vento in Vaticano, vi ricordate? È stato già accennato, eccetera. Allora, le sbandate amorose sia etero che omosessuali sono uno dei tops più ricorrenti, ma se le racconta è perché il libro vuole avvalorare una tesi. Attenzione, vuole avvalorare una tesi, mostrare che di norma, attenzione, mostrare che di norma in Vaticano il reo, cioè il colpevole di queste materie, viene premiato invece che punito. Cioè, chi stupra bambini viene premiato anziché punito, non viene cacciato da... perché è sempre ad imitazione di Cristo. O in altre parole, viene promosso per essere rimosso, come quel vescovo di una diocesi delle Marche, processato in foro civile per abuso sessuale su un giovane, trasferito in Vaticano in carica di prestigio. Oppure, con tragitto a rovescio, come quel monsignore di Curia che, invaghitosi a Roma di una suora dopo l'altra, l'ultima se la portò finché in missione, è stato alla fine sistemato come vescovo in una bella diocesi della Campania con vista sul mare. Ma ancora più clamoroso è il caso di un importante prelato americano, insignito anni fa in curia di una carica chiave, ma molto chiacchierato per il disbrigo a suo dire di certe pratiche di lavoro straordinarie in compagnia di qualche bel giovane. È oggi arcivescovo di una diocesi di prima grandezza negli Stati Uniti. Per cui, quando io vi sto dicendo delle cose, che quella è la vera chiave di lettura del cristianesimo, quella è la vera chiave di lettura. Io con i comportamenti sessuali non me ne frega niente, cioè se non c'è violenza e sono adulti consenzienti, a me non me ne frega assolutamente niente. Però perché vado a rimarcare queste cose? Perché nella storia è stato costruito l'orrore, è stato costruito il genocidio, sono stati elevati i tribunali, sono stati inquisiti, massacrati, torturati delle persone. Per questo me la prendo con loro.
Ma se qualsiasi altra persona mi dice una è omosessuale, quest'altra è lesbica, quest'altra è eterosessuale, quest'altro gli piace fare il sesso di gruppo, eccetera, quest'altro gli piace, se fatti suoi, cioè non me ne frega assolutamente, cioè io non andrò mai a sindacare sulle questioni sessuali o rapporti personali delle persone, mai andrò a fare questo. Lo faccio perché? Perché questa gente qua ha costruito la distruzione, ha costruito fobie sessuali, ha castrato bambini, ne ha fatte di tutti i colori. Per questo io metterò sempre, sempre il dito su queste cose nei loro confronti. E scopriamo dal Corriere della Sera del 29 giugno 1999, Vaticano, ora rischia la sospensione a divinis il monsignore che ha scritto il libro dello scandalo. Perché questo è il bello dei cattolici. Non chi commette il reato viene punito, ma chi svela comportamenti malsani viene punito. Perché questo? Perché quello che lui non sa, questo personaggio, è che lui si è comportato esattamente come il Giuda. Cioè, cosa ha fatto Giuda nei Vangeli? Non ha fatto assolutamente niente. Cioè, Giuda nei Vangeli praticamente ha detto solo: io non sono d'accordo con te. Ma non può aver tradito Gesù perché non ha rivelato piani segreti, non ha rivelato depositi di armi. Non ha rivelato chi Gesù fosse, è impossibile perché tanto stava dappertutto, dice che predicava in mezzo al popolo, tutti lo conoscevano, non ha rivelato luoghi segreti, non ha fatto niente. Lo ha indicato ai gendarmi, ma quella è una stupidaggine, insomma, assolutamente irrilevante, i gendarmi dovevano sapere chi era, andava in giro, predicava, tutti lo conoscevano, eccetera, per cui non ha fatto niente. Si è semplicemente dissociato da un comportamento che non gli aggrada. Bene. E questo personaggio ha fatto esattamente come Giuda, si è dissociato dai comportamenti malsani che non gli aggradano. E naturalmente la Chiesa Cattolica lo caccia, lo metterà sto processo, lo inquisirà, magari non lo caccerà neanche perché forse non gli conviene. Però questo fa la Chiesa Cattolica, cioè non dice tu sei perverso, vai contro la legge di Dio, no, perché stuprare i bambini fa parte del cattolicesimo, fa parte dell'imitazione di Cristo. Quello che vi sto dicendo, vi sto martellando, perché vi sto martellando? Cioè, perché io vi sto martellando su questo aspetto? Perché? Allora, nel cristianesimo, qual è il delitto più grave che si può commettere? Nel cristianesimo, il delitto più grave, sia a livello, non stiamo parlando a livello giuridico, delle leggi, sto parlando a livello morale, delitti morali nel cristianesimo. Il delitto più grave è l'omicidio. Perché questo? Perché tu togli una pecora del gregge al tuo Dio. Cioè, il Dio è padrone degli uomini. Il Dio ha il gregge, il pastore conduce il gregge, ma se tu uccidi una bestia del gregge, uccidi una proprietà del Dio, cioè impedisci al Dio di nutrirsi di quella bestia. Questo è il motivo per cui nel cristianesimo l'omicidio è il delitto più grave. Qual è il delitto più grave nel paganesimo? Il delitto più grave nel paganesimo è impedire la costruzione degli esseri. Cioè, il delitto più grave del cristianesimo che si può fare nel paganesimo è quello di costringere un bambino a non costruire se stesso, costruire delle situazioni malsane perché i bambini non riescono a costruirsi, impedire a un essere umano la possibilità di costruire il Dio che cresce dentro di lui. Questo è. Per cui, qual è il delitto più grave in questo caso, in questa relazione storica e culturale per noi? È l'attività che viene fatta per impedire ai bambini di essere se stessi. Chiaramente non saranno comunque loro stessi, perché la società è strutturata in un certo modo, il sistema civile è strutturato in un certo modo, cioè sono molte modificazioni e non è che noi possiamo pensare a quelle modificazioni. Le modificazioni dovranno nascere da sole, dovranno costruirsi con le trasformazioni sociali. Noi possiamo semplicemente puntare il dito per rimuovere tutto ciò che impedisce in questo momento lo sviluppo umano. Io devo dire, quella cosa devo rimuoverla. Però quando io rimuovo quella cosa ci sono delle modificazioni d'insieme di un sistema sociale. Per cui io non posso dire voglio costruire una società diversa, no. E questa è la società in cui vivo e qua devo eliminare gli ostacoli. Devo dire questo è insano, questo non va bene, questo deve essere eliminato. Ma quando io faccio un'operazione di eliminazione dell'ostacolo allo sviluppo umano, il resto del sistema sociale si adatta, cioè si rimodella con un elemento mancante o con un elemento diverso. Per cui io non posso sapere le forze come loro porteranno a rimodellarsi, però nello stesso tempo deve essere pronto a
indicare il secondo elemento, il terzo elemento, il quarto elemento e così via all'infinito. E all'infinito avrò dei processi di rimodellazione dei sistemi sociali, dei sistemi di vita, dei sistemi del gruppo, dei sistemi familiari, di tutto quello che volete per arrivare sempre a migliorare quelle che sono le condizioni in cui si esiste. Perché io vi ho sempre detto che la stregoneria, a differenza del paganesimo, la stregoneria è un processo di costruzione individuale che deve essere costruito nelle condizioni specifiche, oggettive in cui l'individuo si muove. Perché quelle condizioni oggettive determinano quelle che sono le possibilità dell'individuo di trasformarsi. Cioè la realtà oggettiva determina le variabili all'interno delle quali l'individuo sceglie per costruire se stesso. Questo è il punto centrale, per questo io ce l'avrò sempre qui, predico, beh, della stia. E finché loro non mi diranno che il loro Dio è un povero pazzo, ammazzare la gente a Sodoma Gomorra, finché non mi diranno che il loro Gesù è un povero pazzo, un delinquente da strada, che processarlo era il minimo che potevano farlo e condannarlo era il minimo, beh, fra noi e i cristiani non ci sarà nessuna mediazione, non ci sarà mai nessuna mediazione. Sto parlando sempre dal punto di vista religioso, dal punto di vista morale, no? E passiamo a un altro argomento. Poi l'argomento alla fin fine non è molto diverso l'uno dall'altro. Se si passa da una storia a un'altra storia, ma in fondo non è. USA suicida il killer razzista. La polizia lo aveva individuato, voleva la strage per svegliare i bianchi. Beh, mi piace questo, no? Questo è bellissimo. Cioè, questo personaggio faceva parte di una setta che si chiamava Chiesa Mondiale del Creatore. Lui si era identificato con i progetti del Creatore. E fra lui che si identifica con i progetti del Creatore e il vescovo che si identifica con i diritti del buon pastore di stuprare le pecore del gregge, la differenza non esiste. Cioè la forza che conduce a tali comportamenti è sempre la stessa forza. Identificare se stessi col Dio padrone, essere inviati dal Dio padrone, considerarsi in diritto di onnipotenza, considerarsi in diritto di fare quello che si vuole. Questa è l'essenza stessa. Che dopodiché la Chiesa Cattolica, oggi come oggi, abbia molti concorrenti, cioè una volta all'interno del cattolicesimo, prima dell'arrivo di Lutero e altri, cioè, era il Papa che rappresentava il Dio in terra, cioè tutto ciò che faceva il Papa, Dio lo approvava e lo faceva anche in cielo, cioè qualunque cosa farei qua lo farà anche di là più o meno. Per cui questa relazione era una costante. Ultimamente invece cosa è successo? Ultimamente è successo che ultimamente è successo invece che ci sono molti concorrenti. Cioè, molti concorrenti pensano di essere identificarsi col Dio padrone, molti concorrenti fanno concorrenza al Papa, fanno concorrenza al dominatore, cioè molta gente si identifica col Dio. E questo è un po' l'effetto del protestantesimo. È un po' l'effetto del protestantesimo dove siccome ognuno si interpreta la Bibbia, ognuno ha il diritto alla sua pazzia, ognuno ha il diritto di osannare se stesso, di essere l'emissario del Dio padrone. Ed è uno degli effetti che troveremo abbastanza spesso nella storia, questo, eh? Abbastanza spesso troveremo l'identificazione dell'individuo col diritto di appropriarsi di altri individui. Va bene, andiamo avanti con un'altra notiziola, eh? Un'altra notiziola. Ormai passiamo a un altro argomento, ma tanto l'argomento è sempre lo stesso, non è che passiamo da un argomento all'altro. Sapete che i patti lateranensi hanno deciso quali sono le relazioni Stato e Chiesa. E proprio in funzione dei patti lateranensi, se qualcuno ha memoria, 20 anni fa, adesso, scopre che tutti i comuni che stanno intorno hanno attivato dei servizi sociali molto più efficienti. Cioè hanno attivato tutta una struttura di assistenza sociale che è abbastanza forte, mentre invece una volta questa struttura sì c'era, ma era più una forma che non una struttura reale. Adesso invece comincia a essere abbastanza forte, lavora con le USL, lavora sul territorio. Non è ancora ciò che dovrebbe o potrebbe essere, ma diciamo che si sta attivando tutto un percorso di trasformazione. Perché quei patti lateranensi e la Chiesa Cattolica e le sue strutture
sono strutture all'interno della religione cattolica, cioè non sono strutture sociali, non hanno nessun diritto di intervenire sul sociale, di intervenire sulle persone, hanno il diritto di agire soltanto all'interno della religione. Dato questa premessa, i comuni hanno dovuto attivare dei servizi di assistenza sociale anche perché la gente sta staccando dalla Chiesa Cattolica, cioè si sta staccando dalle parrocchie. Dopo le parrocchie vendono le sale, vendono tante altre robe, diciamo perdere. Comunque questo sta avvenendo. Ebbene, questo stacco che esiste fra la società civile e la società religiosa, e la società religiosa, cioè il senso di gestione di parte del sistema sociale, naturalmente ai cattolici non gli sta bene. Non gli sta bene perché? Perché l'esistenza del cattolicesimo, l'esistenza del cristianesimo si ha soltanto se esiste un condizionamento pesantissimo e sistematico sui bambini. Se non c'è condizionamento pesante e sistematico sui bambini, il cattolicesimo non ha ragione di essere. Cioè voi non potete pensare al cristianesimo in maniera ragionevole. Voi dovete pensare al cristianesimo come un'interiorizzazione del concetto di Dio, del concetto di essere al centro del mondo, del concetto del Gesù buono salvatore, del concetto della resurrezione, del concetto che soprattutto al di là c'è qualcosa. Comunque io come muoio vivo sempre, sono eterno, sono come Dio, mi sono la sua immagine, mi sono eterno. Chi me lo fa fare sfaticarmi, costruire, eccetera. No, tanto, che pensa Dio, non basta mi comporta bene, sono a posto. Bene, senza queste cose che vengono immesse nei bambini fin dall'età infantile, fin da piccolissimi, fin da piccolissimi succede che gli sfuggono. E allora cosa sta tentando di fare la Chiesa Cattolica? Sta tentando di aggirare gli ostacoli. E uno di questi aggiramenti degli ostacoli abbiamo descritto sull'Espresso dell'8 luglio 1999. E dice, concordati. Viva i patti beneventani. Sulle orme di Benito Mussolini e Bettino Craxi, vabbè. Anche il sindaco di Benevento, Pasquale Viespoli, ha voluto lasciare il suo segno nei rapporti fra Italia e Chiesa. Nel suo piccolo ha quindi siglato già diversi mesi or sono un'intesa bilaterale denominata Concordato Municipale fra Chiesa e Comune. La cosa non è piaciuta a molti cittadini, chiaramente, alcuni dei quali di diverso orientamento politico e religioso hanno contestato l'accordo nei giorni scorsi con un pubblico appello. Le accuse, fra le altre, quella di voler assegnare alle parrocchie un ruolo strategico nella programmazione e nella gestione dei servizi sociali e culturali, anche mediante appositi stanziamenti in uno speciale capitolo di bilancio, e quindi quella che per il comune avrebbe abdicato alla sua natura fondamentale di soggetto laico, casa comune di tutti i cittadini. Si sostiene inoltre che la Chiesa si troverebbe a condividere con la maggioranza consiliare responsabilità di natura politica amministrativa. Praticamente ha fatto una porcheria, ma veramente una porcheria, nel senso che questo sindaco sta tentando di ridare alla Chiesa Cattolica il controllo di quelle strutture sociali dal quale il concordato le ha allontanati. Questo è veramente una. Cioè, questi qua non hanno capito un cazzo del mondo come sta girando adesso, delle leggi, della società. Scusate un attimo. Della società civile, come sta funzionando in questo momento. Però esistono sempre queste persone, perché anche se vengono eliminate, per esempio, la legge sul turpiloquio, troverete sempre l'imbecille, il testa di cazzo che verrà a dirvi come dovete parlare o come dovete esprimervi. Cioè, verrà sempre a dirvi che voi dovete comportarvi in quel modo, perché questo è un sistema di sottomissione. Questo è l'anticipo per stuprare le persone. È chiaro che esiste un linguaggio opportuno, un linguaggio non opportuno, un linguaggio che si può usare in certi ambienti, un linguaggio che non è opportuno usare, ma è una questione di opportunità. Se voi andate da un magistrato e usate un linguaggio diverso, il magistrato farà fatica ad ascoltarvi. Pronto? Vabbè. Il magistrato farà fatica ad ascoltarvi e a darvi seguito. Se voi invece usate il linguaggio opportuno, sarà più facile che il magistrato vi ascolti e dia seguito alle vostre cose. Non che lui non sia obbligato comunque a dar seguito, ma avrà una predisposizione soggettiva diversa. Cioè, ci sarà sempre qualcuno che vi dirà. Se
Se voi volete usare come magistrato un linguaggio differente, un linguaggio da turpiloquio, chiamiamolo così, dovete avere la forza di imporlo. Ma allora là si tratta di rapporti di forza. Sì, pronto? Buona donna a te. Grazie. Vedete? E questo è un esempio di sintesi del pensiero, che chiaramente non è un insulto, ma è la sintesi di un concetto. Io sono figlio di una buona donna, grazie. E tu non ti rendi conto che razza di complimento che mi hai fatto? Bene, per cui se volete usare con magistrato, adesso uso il termine magistrato per dire una carica pubblica, no? Cioè una carica che abbia del potere con cui rapportarvi. Cioè, se volete usare quel tipo di linguaggio dovete avere la forza per imporlo. Cioè, non so, per esempio, per fare un esempio, se un poliziotto vi ferma e voi non avete un linguaggio appropriato, e lui vi impone di usare il linguaggio appropriato, potrete ribellarvi in maniera molto violenta. Però ricordate che per aver ragione della vostra ribellione violenta ci sono tutti dei passaggi che fa prima il poliziotto. Vedete voi, cioè, esistono dei prezzi da pagare, cioè la libertà ha un prezzo da pagare. Per cui un conto è la strategia soggettiva con cui affrontare la vita, e un altro conto sono i rapporti di forza che esistono. Per esempio, si può fare un tribunale per processare i delitti fatti in Jugoslavia, non si può fare un tribunale per i delitti fatti dagli Stati Uniti bombardando della gente che non si poteva difendere. Perché è una questione di rapporti di forza, non è una questione di giustizia, è una questione di rapporti di forza. E nella vita i rapporti di forza sono molto importanti. Ora, quando uno si trova davanti a un rapporto di forza e viene sconfitto, non ha da vergognarsi. Io non avevo la forza sufficiente per portare avanti lo scontro, e questo è nobile. Cioè, tentare di portare avanti uno scontro con uno più forte ed essere sconfitto è una nobiltà, ma è nobiltà nel riconoscerlo, non nel nascondersi. Pronto? Pronto? Sì? Claudio? Sì, chi parla? Ciao Claudio, sono Pietro da Vicenza Ciao Pietro. e purtroppo ti sento pochissimo per telefono. Pronto? Sì, perdona. Un attimo, adesso? Sì, adesso sì, Buon, adesso sì. perfetto. No, niente, sto seguendo la tua trasmissione, sto un po' registrando perché come al solito sono sempre di corsa. E volevo dirti solo questo, sono andato un paio di volte a vedere di quella persona per le cassette sulla Mongolia e Sì. non l'ho ancora trovata. Comunque stasera dovrebbe esserci perché un insegnante va sempre a fare un po' di meeting come stai facendo tu per radio, insomma, Grazie no? infiniti. Sì. Ecco, per cui stasera cerco di contattarlo. Ecco, vediamo un po'. Così ne farò sentire anche per radio qualcuna. Sì, guarda, se riesco a trovarle perché sono veramente molto belle Sì. da quello che ho sentito e che purtroppo è tanto tempo che non lo vedo. Comunque volevo approfittare dell'occasione per salutarti, farti ancora tanti auguri, è una Grazie. trasmissione molto bella Grazie comunque. infinite. Ok, Comunque ciao. quella del 19 è dedicata a te. Ah, va bene, ok, va Ciao. bene, Ciao, grazie, ciao, 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 e ciao. Claudio, ciao. Allora, la trasmissione del 19, questo è Pietro di Vicenza, che è quello che mi ha stimolato per scrivere Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei, che stavolta ci sta ascoltando. Pronto? Buongiorno, Sì? Sacrario. Dimmi, è veloce, dai. Buongiorno, sono Alessandro. Vuol dire che mi sono convinto che io sei meglio dei preti, come un prete meglio dei preti, perché preti in senso inverso, ma siccome la voce è un prete perfetto, solo che si è smantellata la fame, che tutto si fa in nome del mangiare, della fame. E noi anche qua in Italia, dobbiamo che la fame si è provocata dalla mancanza di schei che ne ha portato via i nostri governanti e quindi Pietro la perseguita. Perché si vuole perseguitare Pietro perché siccome gli allegava quello che faceva. Allora no, anche che mi fa la fame un'altra volta. Va bene, d'accordo, dai. Ciao, Alessandro, Ciao, ciao. ciao. Bene, io mi ricollego alla telefonata precedente, quella di Pietro di Vicenza, invece. Pietro è quello che mi ha scritto la lettera che mi ha stimolato proprio nel scrivere Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei. Stasera alle ore 19 vi leggerò appunto quello, ci metterò 5 serate però, 5 serate, perché non ce la faccio la leggere tutta, è abbastanza lungo, è un bel libretto, tutto sommato. E avrete il concetto reale di quello che sono gli spiriti e chi sente voci, vede manifestazioni, vede ombre nere, vede qualcosa, avrà gli strumenti se non altro ideali per confrontarsi. Pronto? Pronto? C'è? Ciao, ascolta, sono Roberto. Dimmi. E niente, volevo dire la mia esperienza con i preti, no?